Ciao, mi chiamo Giacomo, ho 16 anni e faccio il filmmaker. In questo video ti farò vedere le 3 videocamere migliori sotto i 500 euro. So benissimo che quando si inizia si ha veramente poco budget o quasi nullo e il budget di solito che una persona ha sono i regali dei genitori, il compleanno, Natale, insomma queste festività che quasi tutti festeggiamo. Però diciamo che per chi inizia un consiglio che posso dare subito prima che cominciamo a parlare subito delle videocamere, che sicuramente è la cosa che interessano a tutti perché chi ha cliccato su questo video sicuramente vuole sapere i 3 nomi e perché questi 3 nomi li ho scelti. Bisogna cominciare a investire tutto quello che si ha all'interno del filmmaking o della fotografia, insomma quello che ci interessa. Però essendo che questo video è più incentrato sulle videocamere, questo video appunto è più per chi fa video, ma ovviamente queste videocamere hanno anche delle funzioni foto, sono diciamo ibride, più verso il mondo video, ma comunque fanno anche delle belle foto. La prima videocamera di cui vi parlerò è la videocamera che ho utilizzato prima della videocamera che utilizzo in questo momento. Adesso utilizzo una Blackmagic Ursa Mini e so che molta gente dirà cazzo costa un botto, lo so, ma ci ho messo tanti anni per risparmiare e soprattutto una videocamera che in questo momento per le cose che faccio mi è molto utile. La videocamera che utilizzavo prima della Ursa Mini è la Sony A6300. Perché Sony A6300 e non ad esempio Sony A6500, adesso uscita la A6700, per il semplice fatto che appunto le altre modelli costano molto di più, alcuni anche sopra i 1000 euro, e quindi ho deciso di prendere questa, avevo deciso di prendere questa videocamera a circa 500 euro, adesso la trovate veramente a molto di meno, anche volendo a 400 o 350 euro se siete fortunati. Chiaramente sto parlando del mondo usato, non parlo di nuovo perché non ha senso su una macchina così vecchia. Però appunto la A6300 è uscita nel 2017, quindi praticamente 6 anni, quasi 7 anni fa, ma praticamente fa tutto quello di cui avete bisogno, fa 4K30, il Full HD a 60, e per il 90% delle persone questa macchina può soddisfare letteralmente ogni cosa. Vi lascio chiaramente la recensione che avevo realizzato praticamente l'anno scorso di questa camera, ne ho realizzate in realtà due, una nel 2022 e una nel 2023, però appunto adesso che ho cambiato non la utilizzo più, non ce l'ho neanche perché l'ho venduta. Comunque vi rilascio la recensione che avevo fatto circa l'anno scorso. La seconda camera è una camera un po' sperimentale, secondo me almeno, diciamo che non tutti magari la prenderebbero, è la Canon M. La Canon M è una particolarità che hanno tutte le macchine Canon, diciamo un po' più vecchiotte, ma penso anche a qualche moderna questa cosa si possa mettere. In pratica è una specie di hacking che permette di sbloccare alla propria macchina fotografica o videocamera tantissime cose in più. Permette di aggiungere tantissime funzioni sia a livello di codec, di video, di false color, tantissime cose che troviamo sulle camere high end, comunque le camere molto più costose, ad esempio la mia Ursa, le possiamo implementare all'interno di una camera che costa tipo 300 euro, quindi questa cosa è pazzesca. Chiaramente questa cosa non è ufficiale Canon, è una cosa che è uscita diciamo come aggiunta alla videocamera, è una cosa gratuita se non mi sbaglio, però appunto veramente se dovete fare roba di cinema e avete un budget veramente zero, quasi zero, questa è la camera che vi consiglio, perché veramente devi fare della bella roba. L'unico sbatto, l'unica cosa che secondo me veramente è una pezza veramente al culo, è che all'attacco Canon M che ci sono veramente poche ottiche, comunque le ottiche che ci sono non sono bellissime, quindi se vi consiglio, la cosa che vi consiglio è di comprare un adattatore da Canon M a Sony EF oppure a Canon EF, così potete adattare il 99% delle ottiche che esistono in questo momento sul mercato. Diciamo che ci sono anche modelli magari un po' più moderni della Canon M, la Canon M50, la Canon M50 Mark II, ma onestamente cambia veramente poco e per quello che cambia, per la differenza di prezzo che c'è, non ha veramente senso cambiare a un modello Mark II, Canon M50, come cazzo si chiamano, perché secondo me veramente non ha senso. La terza videocamera è una camera più veramente cinematografica, perché è la Canon C100, che è stata utilizzata davvero da chiunque per fare video, per fare film, per fare documentari, per fare tantissime cose, perché è una camera che ancora tutt'oggi è utilizzabilissima, costa 500 euro, ma anche la trovate anche a meno, e soprattutto ha certe mancanze, ma tantissime cose che tantissime camere, anche moderne, non hanno. Ad esempio gli ND variabili integrati, che il 90% delle camere sotto i 5.000 euro, ma anche di più, non hanno integrati, quindi sono delle cose davvero molto molto fighe. Soprattutto anche la possibilità di alzare l'ISO veramente a tanto, circa 51.000 ISO mi pare di massima, però veramente potete farci davvero tanta roba figa. L'unico problema è che appunto potete registrare solo a Full HD a 30 fps nella versione 1, che è la versione che vi consiglio perché è quella che costa 500 euro, la versione 2 che costa circa sui 1000 usata, chiaramente anche 800 euro la trovate, però vi dico i modelli, quelli tenuti meglio. In quel modello lì diciamo che
si può registrare anche a Full HD a 60, ma questo Full HD non è un Full HD normale, ma è praticamente un 4K, perché il sensore è un 4K e praticamente fa un 4K che pesa pochissimo, veramente. I formati pesano dai 18 mega al secondo ai 36 mi pare di massima, che sono pochissimo. Pensate che la mia Blackmagic Ursa gira a 512 mega al secondo, quindi tipo 50 volte di più al secondo, quindi pensate veramente quanti file potete registrare con una singola memoria. Va a batterie NPF qualcosa, quelle che comunque normali batterie per tutte le videocamere, schermi, luce, qualsiasi cosa hanno queste batterie. E la cosa figa è che appunto avete anche due ingressi XLR integrati all'interno della macchina, potete fare davvero tantissima roba con questa camera. Ve la consiglio perché è veramente piccola per quello che offre e soprattutto tantissime funzioni, tantissime cose che nel lavoro di tutti i giorni vi cambiano completamente il modo di lavorare. Detto questo, qual è la tua preferita tra queste tre? Quale compreresti? Quale consiglieresti a un possibile nuovo videomaker? E comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, con un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo chiaramente al prossimo video.